Premetto che questo video contiene materiale audiovisivo che potrebbe urtare la sensibilità di alcuni soggetti. Se non siete a vostro agio durante la visione di questo video, vi consiglio di cambiare video. Con questo video ho deciso di inaugurare un nuovo format, in cui insieme analizzeremo ogni quarto venerdì del mese storie dell'orrore, personaggi macabri, strani rituali, luoghi maledetti, storie di serial killer e misteri. Vi chiedo di scrivere nei commenti che cosa ne pensate. Oggi voglio parlarvi della storia di James Bulger, un bambino di soli 2 anni di Liverpool che venne ucciso da 2 bambini di 10 anni di nome John e Robert il 12 febbraio del 1993. Quel giorno John e Robert avevano marinato la scuola e si trovavano all'interno del centro commerciale New Strand di Liverpool. Stavano scegliendo alcuni bambini da attaccare come loro bersaglio e nel frattempo rubarono delle batterie elettriche per giocattoli, un barattolo di vernice blu, delle caramelle e un pupazzo. John e Robert erano intenti a giocare con alcuni soldatini sulle scale mobili del centro commerciale, finché non vennero richiamati da una guardia di sicurezza che li cacciò via. Si recarono quindi in un McDonald's nelle vicinanze e giocavano anche lì sulle scale mobili finché non vennero cacciati via. Per ammazzare il tempo, a Robert venne l'idea di rapire un bambino e portarlo sulla strada per creare un incidente. Quindi i bambini andarono in un altro centro commerciale nelle vicinanze, tentando di rapire un bambino di 2 anni che stava giocando insieme alla sorellina. Ma la madre capì che cosa stava succedendo e scacciò via John e Robert. Dopo il primo tentativo fallito di rapire un bambino, decisero di tornare verso il New Strand, dove trovano James insieme alla madre. Alle ore 15:40 la madre si trovava dentro la macelleria ed era ignara di quello che stava per succedere. Il piccolo James si trovava a girovagare per il negozio vicino alla porta aperta, quando incontrò i due ragazzini, John e Robert, che gli parlarono per ottenere la sua fiducia. Lo presero per mano e lo condussero nel cortile, portandolo via dalla madre. Alle ore 15:42 John, Robert e James lasciarono il centro commerciale e camminarono per circa 4 km fino ad arrivare ad un canale. L'idea iniziale di Robert era quella di gettare il piccolo James nel canale, ma poi invece uno dei due, non si sa bene chi, lo afferrò e lo lasciò cadere sulla testa, provocandogli un'enorme ferita sulla fronte. Sulla strada del ritorno, John coprì la fronte di James con il cappuccio del suo giubbotto, in modo da nascondere le ferite. Un alto numero di passanti, con un totale di 38 persone, notarono John, Robert e James girovagare per Liverpool, senza però fermarli credendo che fossero 2 bambini con il loro fratellino, nonostante James avesse un enorme taglio sulla fronte. Tra questi, un motociclista asserì di aver visto John e Robert trascinare James contro la sua volontà, mentre altri raccontavano di aver visto Robert colpire James nei reni per convincerlo a camminare. Giunti nei pressi di un incrocio, il piccolo James si ritrova ad avvicinarsi alla strada chiamando la mamma, con il rischio di essere investito. Robert lo raggiunge e lo porta via da quella strada. Per facilitare il trasporto del bambino, John lo afferrò per le gambe, mentre Robert lo afferrò per il busto. Non appena John e Robert giungono nei pressi di un ristorante, una donna anziana gli chiede quale sia il problema, e John e Robert affermano di aver trovato questo bambino in fondo ad una collina e di non sapere chi sia. La signora quindi indicò a John e Robert la stazione di polizia più vicina, ma entrambi decisero di proseguire il loro cammino in direzione opposta, andando verso County Road. Dopo il loro lungo cammino, John, Robert e James arrivano nei pressi di una piccola stazione ferroviaria pressoché in disuso. Arrivati alla stazione ferroviaria, i fatti iniziano a farsi sempre più truculenti. John e Robert avevano lanciato in faccia a James il secchiello di vernice blu acquistato la mattina stessa al centro commerciale. Subito dopo lo colpirono sulla testa con pietre, mattoni ed una sbarra di acciaio dal peso di 10 kg. Lo presero anche a calci e Robert diede una pedata così forte
che gli rimase stampata all'impronta della sua scarpa, che successivamente l'avrebbe incastrato durante le indagini. Come risulta dall'autopsia, vennero maneggiati anche i genitali del bambino. A causa dell'utilizzo della barra d'acciaio, James subì tante ferite alla testa, a tal punto da essere impossibile decretare quale fosse quella fatale. Come ultima mossa, John e Robert decisero di abbandonare il piccolo James sui binari della ferrovia, nella speranza che arrivasse un treno e che quindi la sua morte sarebbe stata accidentale. 2 giorni dopo venne ritrovato sul posto il cadavere del piccolo James, tranciato a metà da un treno, anche se dalle analisi scaturisce che il bambino sia morto ben prima del sopraggiungere del treno. Quando vennero chiarite le circostanze della morte, nell'inchiesta emersero anche i famosi 38 di Liverpool che vi ho citato poc'anzi, che avevano visto tutta la scena senza intervenire. Al momento del processo, Robert veniva chiamato Bambino A e John veniva chiamato Bambino B. Il pubblico rimase ancora più scioccato dopo la diffusione delle foto segnaletiche dei 2 criminali, non credendo che 2 persone così giovani avessero potuto commettere un crimine simile. Il processo per John e Robert venne condotto come un processo per adulti e i 2 colpevoli vennero condannati al carcere minorile. A giugno del 2001, dopo 8 anni di reclusione, vennero rilasciati sotto identità segrete, in un programma simile a quello utilizzato per la protezione testimoni. John e Robert vivono tuttora sotto una licenza a vita che consente la loro immediata reincarcerazione nel caso in cui dovessero rivelarsi nuovamente dai pericoli pubblici, ed inoltre è stato vietato loro di incontrarsi. Bene ragazzi, il video finisce qui. Spero che questa storia vi abbia un pochettino impressionato. Fatemi sapere che cosa pensate di questo nuovo format e ci vediamo venerdì prossimo alle ore 15 con un nuovo video. Bella!